Nei prossimi giorni i comuni interessati e ANAS terranno dei sopralluoghi congiunti per la verifica dello stato di tutto l'asse viario della statale 62 della Cisa che va da Fornovo al Passo per mettere a fuoco i punti di maggiore criticità, specie in prossimità dei centri abitati, e per riscontrare l'adeguatezza e la visibilità di tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, e appurare la possibilità di installare dissuasori o rallentatori. Questo quanto emerso dalla riunione svoltasi presso la prefettura di Parma, un incontro che fa seguito alla segnalazione inviata dai primi cittadini di Berceto, Fornovo e Terenzo e alla raccolta di centinaia di firme inviate al prefetto di Parma Antonio Garufi, che avevano come tema l'eccessiva velocità da parte dei motociclisti. All'incontro hanno preso parte anche il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il comandante della sezione Polizia Stradale e i rappresentanti di ANAS, ente proprietario della strada. Importante sarà anche rafforzare da subito il coordinamento tra l'Arma Carabinieri e la Polizia Stradale per i controlli, che dovranno essere sempre più stringenti e capillari nei diversi punti critici della Cisa, soprattutto durante i fine settimana, per garantire il rispetto delle norme del codice della strada. Nessuna tolleranza, ha dichiarato il prefetto, verso chi va troppo veloce o assume comportamenti pericolosi. La vita degli altri e la propria deve essere messa al centro.